Amici profumati, oggi appunto un po' la mia esperienza di questo Exxans, più che altro per me stessa, per ricordarmi alcuni miei piccole scomodità e errori per non ripeterli nella prossima mostra. Questo è il mio secondo Exxans, sono stata a luglio scorso, era luglio giù. Era luglio. Prima ancora c'era la pandemia, quindi la mostra è stata sospesa per 2 o 3 anni. È stata un'esperienza molto positiva, sono molto felice di esserci andata perché io pensavo di stare da sola, sai, ma invece ho conosciuto dal vivo e ho incontrato un sacco di persone che conosco. Allora, una cosa abbastanza noiosa e triste è annusare da sole, ma premessa, parlo solo di me perché io sono fatta così, siamo tutti diversi, quindi per qualcuno sarebbe anche comodo fare questa esperienza da soli, e mi rendo conto se andassi con l'obiettivo di scoprire le fragranze, per me sarebbe più comodo andare da sola. Invece è più un divertimento, un'uscita sociale per me, quindi personalmente per me sarebbe abbastanza triste andare in giro ad annusare da sola. Invece se c'è una compagnia ti scambi sempre le opinioni, i pareri, quindi se avete la compagnia è sempre più allegro. Se avete una persona con cui vi piace annusare, come suona bene, portatevela dietro. Un po' di miei appunti per non sbagliare la prossima volta. Anzi, iniziamo dall'inizio. Quando voi entrate, molti di voi mi hanno chiesto: Anastasia, cosa faccio con le valigie, borse, giubbotti, soprattutto la gente che arriva dall'estero, dai paesi freddi? C'è il guardaroba. Potete tranquillamente lasciare lì, vi danno il vostro numerino. Poi, se vi siete registrati sul sito prima come operatori di settore, andate a prendere il vostro pass o come pressa o come varie categorie e vi danno il badge. Alla fine della mostra questo badge non è necessario restituire, lo potete tenere come memoria. Sempre lì dalle hostess che vi consegnano il badge, prendete assolutamente la mappa. Non è difficile orientarsi in questa mostra anche se non ci sono le indicazioni. Io ho speso tantissimo tempo a cercare le mie amiche o le persone che dovevo incontrare perché mi dicevano: mi trovi allo stand M55 e io non riuscivo a orientarmi perché non ci sono le indicazioni. E per una cretina topografica era molto difficile capire la logica, soprattutto perché in realtà è tutto logico lì, no? Ma in realtà quando c'è la folla di gente, tantissimi rumori, tantissimi odori, caldo, il tuo cervello già funziona a metà, almeno parlo sempre di me, io sono fatta così. Quindi con calma, aprite la vostra mappina e ve la mettete a seconda del giro come è andata, a seconda del vostro movimento e cercate un po' di capire. Tenete... Ui, che vergogna. Tenete presente che potete tranquillamente spostarvi. Avevo sbagliato nelle storie su Instagram a dire che potete spostarvi di qua. No, 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 dall'altra parte. Allora, potete tranquillamente spostarvi da un lato, da un estremo all'altro, uscendo in questa terrazza, veranda, corridoio vuoto. Ecco, qua potete anche prendervi un attimino di respiro e silenzio. Quindi la mappina da avere assolutamente. Bagni. Ce n'erano questa volta due bagni, uno grande e uno grande, comunque anche i bagni riuscite a trovarli seguendo la mappina. C'erano tre sezioni al piano terra, tre sezioni di profumi. Adesso io non so bene la logica, non ho capito. Se qualcuno di voi sa, me lo dica per favore perché lo voglio sapere. Main brand, quindi i stand grandi che hanno dei brand importanti. La sezione S, Spotlight Brands. Cosa vuol dire Spotlight? Non penso che siano dei brand emergenti, penso brand piccoli che hanno un standino piccolo o brand giovani, non lo so. Se voi sapete, per favore, me lo fate sapere. E il Choose France, brand francesi, immagino. Poi la sezione E, che vuol dire Experience Lab, dove c'erano forse cosmetici, nella E più che altro cosmesi. A seconda di... Allora, mappina assolutamente consigliata, capito? Poi c'è il calendario degli eventi. Io non sono ancora andata a seguire nessun evento e non so se ci vuole una registrazione a parte. Se vi interessano, guardate che eventi ci sono, sono più che altro in inglese, ma queste sono le cose da seguire più che a scoprire dei piccoli brand, per me almeno. Non dimenticatevi che esiste il piano meno uno dove quest'anno si è esposta L'Osmotec e hanno presentato al pubblico le fragranze storiche, le fragranze degli anni 60, 80, 90, 2000, comunque tutto il mondo da scoprire o almeno da rinfrescare memoria se lo sapete già. Quindi sul piano meno uno potrebbe esserci un evento, una esposizione, potrebbero esserci meno persone, potrebbero esserci le cose molto più interessanti che sopra. Allora, a seconda di che persona siete,
dovete farvi il vostro piano, come visitare questa mostra, soprattutto se avete poco tempo a disposizione. Qual è il vostro obiettivo? Il vostro obiettivo è annusare tutto? Allora dovete stare tutti e 4 giorni e venire al mattino presto, magari quando non c'è nessuno, e uscire la sera tardi quando sono già tutti andati via. Se il vostro obiettivo è sentire le cose magari che vi mancano, dovete farvi un piano, un progetto. In questo caso dovete essere da sole o il vostro compagno deve condividere il vostro interesse. Vi evidenziate sulla mappina i vostri stand da seguire e andate direttamente lì. Se voi invece siete una persona spontanea e volete farvi trascinare dalla folla, allora nessun problema, camminate, magari qualche stand vi chiama, magari qualche stand vi ispira, vi avvicinate e sentite voi tranquillamente le fragranze. Io adesso me ne pento tanto di non aver sentito i profumi di Firenze, che tra l'altro io scema non ho neanche visto che si esibivano, il profumo di Firenze, perché alcune cose di loro mi piacciono veramente tanto. Cosa portare con sé? Con sé una borsina un pochettino più grande o una busta, perché casomai doveste chiedere un sample o dovessero regalarvi un sample o dei samples, se doveste lasciarvi, tenervi qualche moed da sentire poi a casa con calma, quindi una borsina un pochettino più larga, un pochettino più grande rispetto alla borsina portafoglio vi servirà. Io mi sono portata il bastone per filmare con stabilizzatore perché l'anno scorso non mi piaceva come mi tremavano le mani e le mie storie si erano inguardabili. Avrei potuto farcela tranquillamente senza questo bastone. Portatevi dietro acqua, una bottiglietta d'acqua per non fare coda al bar. E acqua lì costa 2 euro, un paio di scarpe comode, ovviamente, senza quelle non si può fare. Quando voi arrivate allo stand e vi parla il presentatore, personalmente per me, ma forse sono una delle poche, è molto difficile concentrarmi a quello che dice, soprattutto perché i presentatori raccontano queste storytelling in questa maniera qua, perché già poverini non ce la fanno più, c'è tanta gente, loro queste cose le ripetono di continuo. Quindi voi cercate di, nonostante tutto il background, le voci, la gente, se vi spingono, se urlano, accendete la vostra attenzione e sentite un po' cosa vi dice con la massima attenzione. È difficile seguire le spiegazioni del presentatore, per me almeno, perché poi mi rendo conto, devo fare un contenuto e non so cosa scrivere perché ormai non mi ricordo, non ho memorizzato niente. Quindi anche a questo prestare attenzione, ascoltare bene, non dico appuntare, però ascoltare bene cosa vi raccontano. La cosa che noto, allora noi siamo tutti fatti di emozioni, no? Quando tu sei in questa mostra che incontri la gente, provi i brand, vedi tanta gente famosa di persona, ti esalti e tutti i profumi che tu provi, o quasi tutti i profumi che tu provi, ti piacciono da morire. Quindi voi non affrettatevi di magari, non so, chiedere di vendervi, anche se non so se si vendevano quest'anno, io non so che qualcuno forse vendeva. Se non siete timidi, chiedetevi un sample, tanto, vabbè, quest'anno non davano quasi mai sample, io non sono una che chiede, sono molto timida, però se mi propongono sample dico sempre di sì. Perché il massimo cosa posso fare è annusarlo a casa con calma e passarlo all'amica se non lo voglio tenere. Comprarmi, poi decidere di comprarmi o non comprarmi il profumo. Quindi se un profumo vi piace, vi ha colpito, non affrettatevi a dare un giudizio positivo e dire che questo è un profumo migliore che vi è capitato quest'anno, questo ha spaccato l'Exans. Fate sempre la premessa al vostro stato di esaltamento, perché se vi ricordate, se noi cambiamo col tempo, il nostro umore, la nostra percezione, tutto cambia col tempo. Per esempio, voi in duty free andate alle Maldive, avete uno stato d'animo esaltato, alterato, siete felici, annusate i profumi al duty free, vi piace tutto, poi tornate a casa vostra, grigiore, lavoro, problemi, annusate stesso profumo in profumeria e dite ma sono dei profumi diversi, cosa c'è piccolo? Poi adesso velocemente vi racconto un po' della mia esperienza. Sono entrata, ho preso grazie a Silvia Pensieri Vaniglia, tra l'altro una ragazza meravigliosa, che sai che subito a pelle si crea questo feeling. Lei ha preso questo giornalino e sono andata pure io a prenderlo. Qua ci sono un po' di informazioni, dei brand, tutto in inglese, ragazzi. Lo davano gratis all'ingresso. Poi ho dovuto subito incontrare una persona per scambiare dei sample. Poi ho corso da una profumiera russa che abita a Nizza, collega e ormai amica, che dovevamo anche lì scambiare, passarci delle cose. Poi sono uscita a farmi una bella foto fuori, perché stand con la scritta Exans è bellissimo, e però mi sono dimenticata di chiedere a qualcuno di farmi una bella foto lì. E che peccato, perché quando sei emozionato veramente ti passa tutto, ti dimentichi tutto, tutto dalla tua testa, tutti i tuoi to-do, tutti i tuoi progetti, non lo so, evaporano.
Poi ho incontrato la mia amica di Instagram, collega, ha una bellissima pagina che fa le foto professionali, che tra l'altro collega in tutti i sensi perché la ragazza che fa la contabilità di professione, ma come sfogo, hobby, ha questa pagina profumata, si chiama Living Silage e Evelyn. Mi sono unita a lei, per la mia fortuna, è stata la mia compagna di sniffo. Il primo brand a cui siamo passati era Mint. M-Int. La cosa che mi ha colpito di questo stand è che i ragazzi erano poliglotti, parlavano secondo me tutte le lingue del mondo. Cosa ho provato da loro? Ragazzi gentilissimi, ironici, simpaticissimi, ci hanno fatto provare sia il Mint che il nuovo brand relativamente nuovo che si chiama Sly Jones Lab. E io l'ho trovato molto moderno e molto trendy perché hanno sia una amarena super succosa e super intensa, se vi piace da sentire, che ha anche il trend di questa stagione, secondo me, il trend di questo Xans, e la marijuana, si può dire, più naturale, più veritiera, più realistica che abbia mai sentito. Non un'interpretazione come Black Afghano potrebbe essere, o la ganja di Comme des Garçons, che tra l'altro l'interpretazione mi piace forse di più. Ganja mi piace molto molto. Questa era quella marijuana che quando io passavo davanti al brand l'ho sentito, io ho detto: ma chi che sta fumando qua? Ma non vi vergognate di fumare a questi eventi? Solo dopo ho capito che era un profumo alla marijuana. Poi, passato da un brand nuovo, molto giovane, francese, che si chiama Violet, i profumi li ho trovati molto leggeri, molto ariosi, concettuali, interessanti, senza questa densità, intensità e amber vudone, e molto nello stile raffinato francese. Il brand mi è piaciuto, devo dire. Cosa mi è piaciuto di più di loro è la loro violetta, molto stile insolence, molto stile rossetto. Seguitemi su Instagram perché ne scriverò ancora, ho già scritto per quando esce questo video, lo trovate comunque in evidenza perché adesso non mi ricordo come si chiamava il profumo. Poi sono passata da Dusita a sentire la sua novità, il profumo alla rosa. Ho chiesto prima alle mie compagne, avete provato? Sì. Com'è la rosa? Animalica? Sì, animalica. Allora no, non l'ho trovata animalica. È una bella rosa tenera, è più fruttata, almeno adesso la sento più liquorosa e fruttata che animalica. Se avete paura, se siete stati traumatizzati dalle uscite tipo da Oud Infini, che comunque Oud Rosa, da Montri, che è abbastanza animalico, questa rosa non è così. Non è così fruttata e confetta come la rosa. Non lo so pronunciare in francese, questo qua, no? Oh, come sempre, stupenda la presentazione di Dusita. Allora vi invito sempre di passare alle mie stories di Instagram, perché queste cose in realtà non volevo raccontarle qua, perché le racconterò tutte su Instagram. Potete vedere nelle storie di evidenza oppure nelle stories tutto ciò. Poi io e Evelyn siamo andate da Atelier Dior a sentire due novità, ovvero Pink Me Up con la Petalea e Noir by Night con sandalo, salatino e marino. A me è piaciuto molto e mi ha ricordato B Balenciaga Skin. No, non sono riuscita a far mancare e ho fatto sentire a Evelyn Lounge Feeling nella versione X3, che se vi piace Lounge Feeling probabilmente questa versione vi piacerà ancora di più, più vanigliata, più intensa, più fumosa. Poi siamo passati da Atelier Materie per sentire Cacao Porcellana. Ovviamente non si pronuncia così. Ovviamente ci siamo rimasti a sentire tutto il brand. Una ragazza francese molto gentile ci ha fatto sentire tutto. So che molti sentivano Queer Nilam. Non mi ha colpito particolarmente perché è il cuoio con la violetta, come molti altri, tipo Ombre Leather. Cacao porcellana, un cacao cioccolatoso e veritiero, ed è veramente un bel profumo, soprattutto per chi ama questo genere. Iris e Benè è un bellissimo iris polveroso, una bellissima radice di iris terrosa. Siamo passati, non potevamo farci mancare Francesca Deloro e devo dire che abbiamo dedicato tipo mezz'ora solo a cercare il suo stand perché entrambe non ci orientavamo molto bene. Ho finalmente provato tre profumi di Francesca Deloro che mi mancavano. Con questa io conosco tutto il brand, ne ho ben quattro flaconi e credetemi è tanto, io questo brand lo stimo e lo adoro tantissimo. Fa le fragranze originali, indossabili, delicate, bilanciate. Anche a Evelyn non lo conosceva, sono piaciuti molto. Fa questa gourmandica delicata come brand, veramente sorprendente, veramente valido, veramente bellissimo. E ha lanciato, allora, a parte che non ho sentito Sainte Figue della mostra scorsa, non mi ero neanche avvicinata l'anno scorso perché era strapieno il suo stand.
Che scarpe che ha questa ragazza, questa donna, bellissima, volevo fare i miei complimenti, però non ho usato. Allora, il fico, la caramellina al fico, non è né verdissimo né super lateo, sempre super bilanciato, sempre super indossabile e purtroppo mi sa che lo devo comprare, sarà il mio quinto profumo di Francesca Dell'Oro. Visto che devo andare a correre con la mia amica, che adora profumi al fico, mi sa che me lo sentirà addosso e lo comprerà pure lei. Ho sentito finalmente There is a Place, questo profumo, ho l'unica associazione, una canzone russa sulle rose, che adesso non vi la metto a cantare qua per non farvi spaventare. E la novità Else, di questo parlerò ancora meglio perché lo voglio capire meglio e quello che ho sentito io, senza guardare ancora nulla, nessuna recensione di nessuno, è la tuberosa metallica. Non so, o gelsomino metallico, perché sento questa sfumatura metallica, un po', non so se dico una cavolata, un po' come la Candelat di Lutens, questo odore di casa della nonna, un po' latte, un po' metallico. Ah, la casa di mia nonna sapeva di questo, sapeva di, penso, agrumi essiccati, che una volta agrumi che si seccano gli agrumi hanno questa sfumatura metallica. Ragazzi, questo secondo me non è molto nello stile, allora è molto classico. Caldo, ora sento una spezia, un qualcosa di caldo tipo chiodi di garofano. Questo direi che non è nello stile sbarazzino di Francesca Dell'Oro. Questo è un pochettino più serio, però sempre una certa ariosità la fa riconoscere. Sarà forse mica definito da molti come un profumo da signora? Non lo so. Perché molto nello stile dei profumi degli anni 80, sei presente Calvin Klein Eternity? E 88, anno della mia nascita. Eternity, chiodi di garofano, fiori bianchi, spezie. Qua c'è più metallo. Non delude mai, non lo so, riesce a sorprendere sempre. E quindi anche la mia amica profumata Evelyn si è innamorata follemente di questo brand. Sono proprio fiera che ci sono i brand del genere qua da noi in Italia. Bellissimo design dello stand di Francesca Dell'Oro, ovviamente. Bellissimo con eucalipti, con il verde, con quel divanetto fotogenico dove uno si può sedere e farsi una bellissima foto. Ma perché? Perché non mi sono fatta scattare una foto da Evelyn. Volevamo fare la coda da Filippo Sorcinelli. Ci è successa lì una cosa di cui io qua non ve ne parlo perché mi vergogno tantissimo. Ho raccontato un po' alle mie amiche e ho detto di scordarla subito una volta che è raccontato. Allora, il tempo che noi stavamo lì in coda, ci ha chiamate questo brand degli Emirati Arabi che non è ancora presente in Europa, però hanno fatto la collezione per l'Europa e ci ha fatto sentire un oud animalico e molto fecale, molto animalico, per farvi capire, che poi mi ha stupita Evelyn, ha detto "Che bello!" E anche io le amo, perché forse avendo la pelle molto calda, io riesco a indossarle bene, io me le amo addosso, però non è detto che una persona vicino non penserebbe che non mi sono lavata per 3 anni. E le ho detto alla ragazza, tra l'altro la ragazza dello stand, gentilissima e bellissima, che questo profumo ovviamente in Europa qua non si venderebbe mai, e lei mi ha detto, infatti noi per l'Europa abbiamo fatto un'altra collezione, e mi ha fatto sentire questo profumo nella versione europea, che è europeo, sì, portabile qua, ma blando, con più incenso, più cuoio, senza le note fecali animaliche. Ecco, il brand si chiama Anphasic Dohon. Ci ha fatto vedere, pronuncia? La ragazza ci ha fatto vedere anche l'oud vero. Allora, vi invito di nuovo qua di andare sulle mie stories in evidenza su Instagram per vedere tutto. Vi faccio vedere magari qua, non so se si vede. E abbiamo annusato questo oud degli Emirati Arabi con cui fanno Bahur. Ci ha fatto vedere come fanno Bahur. Poi, Evelyn ci teneva a farmi conoscere il brand Grizzy. Mi ha fatto sentire un po' di cose, così un po' gourmand. Io non sono una grandissima apprezzatrice di questo genere, però era molto interessante scoprire un nuovo brand del gruppo Grizzy che si chiama Gleam London, ispirati, ideati dalla figlia di Grizzy, che abita a Londra, che ha dedicato questa linea, diciamo, proprio alla sua vita a Londra. Quello che mi è piaciuto di più è Espresso Please, extra di parfum. Espresso Please, secondo me qua da noi in Italia si venderà tanto bene. Allora, eccolo qua.
Un bellissimo caffè con cacao. Se vi piace il caffè nei profumi, secondo me il migliore non lo potete trovare. Poi, del brand Carina, la ciliegia, la amarena, o amarena, non ciliegia, perché tutti dicono ciliegia, in realtà ciliegia non ha questo profumo, è amarena. Cherry Hook, molto liquorosa, molto bella, però sai, a un certo punto dici, dai ragazzi, ma perché tutti fate la ciliegia? E evidentemente va adesso di moda e si compra. Basta, altri profumi... Non li ho memorizzati, c'è questo, sempre di questa linea, un profumo rosa che io ho detto che profumava di fragola, in realtà è molto vanigliato, dolce così, anche quello secondo me sarà apprezzato qua, però sinceramente a me ha ricordato zucchero filato alla fragola e quindi mi ha rimandato per forza, non lo so, magari per il suo colore all'acquolina. Alison Oldoni, il brand italiano che ha compiuto 10 anni quest'anno, che mi ha consigliato Francesca, Mood of Fragrance, su Instagram, mi ha consigliato di sentire un profumo rossettoso, quindi ho sentito anche quello. Poi ci tenevo a far vedere, a far conoscere Rubini a Evelyn, Rubini che mi hanno fatto scoprire le mie amiche l'anno scorso, un ragazzo simpaticissimo e super disponibile, lì allo stand c'era Adnan Adbaia, quindi ci siamo anche conosciuti finalmente di persona. Il brand Rubini è un piccolo brand italiano da scoprire e ovviamente come tutti i brand bellissimi strani sta in negozio di Adnan. E poi avevo un appuntamento da Mask Milano e quindi mi hanno fatto scoprire quattro nuove fragranze rosse, Russian Tea, Love Kills, Tango e Mandala con aggiunta di Oud. Le boccette rosse da 100 ml che andranno al mercato orientale, che costano però sui 600 euro. Quello che mi ha colpito è Love Kiosk. Mi sono fatta quattro spruzzi prima di uscire. Mi hanno fermato per strada per sapere che profumo è, per farmi capire, non mi hanno mai fermato per strada per chiedermi dei profumi che indossavo, mai. Love Kiosk è sempre la rosa di Love Kiosk, con aggiunta di oud e ribes nero, che però con questa densità e con tutto l'insieme di fattori che si sono creati abbinando questi materiali, queste materie prime insieme, per me è uscito un profumo talmente intenso, denso, come la marmellata di ribes nero della mia vita. Quindi qua entra sempre in azione il codice culturale e questo è stato il mio amore della mostra. Mask Milano gentilmente mi ha fatto scoprire un profumo di cui abbiamo già parlato l'anno scorso, ma non potevano dirmi di più. È un profumo che chiamavano i cavalli, cuoiatissimo, adesso lo devo cercare. Si chiama Ribot, ha una boccetta color smeraldo, che già me lo immaginavo quanto potrebbe essere fotogenico, ma costa 700 euro, sui 700 euro purtroppo, quindi secondo me il mercato europeo... Si venderà molto difficilmente, ma secondo me nel mercato orientale ha tutte le possibilità di essere venduto molto bene. Glielo auguro, almeno glielo auguro. Eccolo qua, l'ho ritrovato. Allora, poi ho sfruttato la disponibilità di Emanuela di Mask Milano per farmi conoscere Soul Couture. I profumi di cui ho sentito parlare molto bene degli esperti anni scorsi. Allora, Soul Couture è stato fatto da Michele Marin, profumiere italiano. Durante la pandemia si è un po' messo in pausa e poi l'hanno sollevato, rilevato Mask Milano, che adesso fa parte del gruppo di Mask Milano. Un brand di cui vorrei ancora parlare meglio, un brand che io ho trovato non nella corrente dei trend, ma nel bene. Con un'impronta dei profumi molto emozionanti, non so se erano pensati così, ma mi pare di sì. Un profumo super solare e super allegro. L'altro profumo, proprio un pace dei sensi verde. La Tuberosa Twist è un profumo sexy, sensuale, una bellissima tuberosa che io, tra l'altro, volentieri indosserei. Gli altri tre sono un pochettino più malinconici. Guardate sempre su Instagram che cercherò di parlarne bene. Con questo direi basta, fine. Se non riuscite ad ottenere sample di profumi che voi provate, è molto interessante comunque lasciarsi le moiette nella borsina e poi a casa, ricordando un po', anche fotografando profumi che avete provato o filmando, risentirli con calma. È vero che poi si mischiano in borsa i profumi e tutto, però comunque il profumo lo assorbono abbastanza. Riprovarli con calma a casa e creare le altre impressioni già a testa tranquilla. Vi consiglio, se voi siete titubanti se andare o non andare alla mostra, vi consiglio di andare. Io non so poi al PT, mi piacerebbe comunque andare, poi vedo che brand si espongono. Il desiderio più grande sarebbe andare alla mostra di Dubai e secondo me, non so se Musk si esibisce a Dubai, ma secondo me questi profumi
Il loro posto è lì. Sì, e a Dubai ci sono dei brand più grandi, dei brand più importanti, più grandi, più interessanti per me. Però immaginate quanti soldi ci vogliono per andare lì. Quindi, se siete in dubbio se andare o non andare, andate. Mi sarebbe piaciuto tornarci anche domenica, ma vediamo, non lo so se ce la faccio. Perché poi è una cosa, un'esperienza bellissima, ma tanto, tanto, tanto stancante. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo nel prossimo video, che sicuramente sarà interessante perché questa exams mi ha dato la giusta carica di ispirazione, quello che proprio mi mancava negli ultimi mesi. Ciao!